Il cardinale Francesco Montenegro incontra la stampa in occasione della Pasqua. Le amministrative e la città. L'intervista alla videogiornale. Gloria Scafè. Tutte le famiglie. Può sembrare formale l'augurio, lo dico sempre, perché dire buona Pasqua per adesso è un augurio che tutti ci scambiamo, ma per chi crede, e permettete che vi dica, per un vescovo questo augurio ha un significato grande, perché la Pasqua è la festa di cui tutti abbiamo bisogno, credenti e non credenti. Siamo entrati nel vivo della Settimana Santa e come ogni anno giunge puntuale il messaggio per la Pasqua del Cardinale Montenegro. Buona Pasqua e speranza e luce che si accende. Gli auguri raggiungono ogni persona, i sofferenti, le famiglie, i bambini, i giovani che non si mettano ai margini dei marciapiedi ma che trovino il coraggio di camminare e gli anziani, ricchezza per la società, con la loro esperienza possano tenerci per mano e andare verso il futuro. Il Cardinale ha inoltre rivolto i suoi auguri alla stampa. Se volete vivere una buona Pasqua ogni giorno, preoccupatevi non solo di dare notizie tristi e farle diventare degli scoop, ma siate capaci anche di dare notizie buone, che su questa terra ce ne sono tante. Monsignor Montenegro ha parlato anche in riferimento alla città di Agrigento e ai suoi abitanti. L'invito è quello di non cadere nella rassegnazione. Ognuno di noi porti quel contributo credendo che nella vita qualcosa può cambiare e anche ad Agrigento qualcosa può cambiare. I bambini hanno paura del buio, gli adulti hanno paura della luce. Allora forse dobbiamo ritrovare il coraggio di entrare in questa strada che è luce, ma forse dobbiamo trovare il coraggio di accendere noi una luce, perché tutte le volte che si spegne la speranza è una luce che si spegne. E Agrigento ha bisogno di speranza. Ha bisogno di speranza perché come territorio, noi lo sappiamo, è povero. E poi anche noi qui nella città di Agrigento ci troviamo in una situazione particolare, una città senza governo. Ci sono 9 commissari straordinari. È come se fosse una città di nessuno. E allora se noi agrigentini non sentiamo la voglia di cambiare la nostra storia e di volere una storia bella come quella che fu per il passato, è che il rischio che tutto diventerà talmente straordinario che poi diventerà anche distruzione e annullamento di una realtà che porta invece tanta vivacità e tanta vita alle spalle. Ecco, questo è il desiderio di un vescovo, questo è il sogno di un vescovo, che ognuno di noi metta quel seme di speranza in quel pezzettino di terreno che sta occupando, perché tante piantine messe insieme diventano un bel giardino. E Agrigento è stato considerato dagli antichi un bel giardino. E in vista delle prossime amministrative, Monsignor Montenegro interviene rivolgendo il suo auspicio alla città. È l'auspicio che finalmente, dopo tanti mesi di vuoto, possiamo avere qualcuno che si faccia carico del bene comune e che, al di là degli interessi di partito, di gruppo o di altro, cerchi finalmente e ancora il bene di questa città.